Salve a tutti, ben ritrovati anche stasera. E come avete visto, stasera siamo a raccontare un po' lo stato dell'arte, ahimè non definitivo. Siamo a poche ore dal D-Day, dal famoso 18 maggio, momento nel quale si sarebbe dovuto avere un meccanismo di riapertura consolidato con insomma, strumenti a disposizione e tutto quanto necessario. Ahimè, siamo a commentare ancora alcuni testi definitivi, alcune bozze, alcune dichiarazioni, alcuni provvedimenti delle regioni, con molti operatori economici, non solo, anche del sociale, che non sanno se domattina potranno riaprire e a quali condizioni. Quindi cerchiamo di illustrare nei limiti del possibile quello che è lo stato della normativa. Durante questa diretta è probabile che arriveranno delle novità e quindi a questo punto vi chiedo anche di segnalarmele in modo tale che le possa commentare e analizzare magari anche in diretta. Aspettiamo che si colleghino via via le persone interessate. Vi chiedo altri pochi minuti di attesa e poi siamo in grado di poter partire con questa analisi, con questo approfondimento. Come vedete, siamo di fronte a un decreto-legge approvato e già pubblicato, siamo di fronte a un DPCM di cui abbiamo una versione estremamente attendibile, ma diciamo non ufficiale, e un decreto legge rilancio che aspetta la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quindi vediamo un attimo gli ultimi momenti e poi siamo in grado di poter partire. Allora, ok, buon pomeriggio a tutti quanti. Allora, benvenuti. E iniziamo subito da un contesto, diciamo, metagiuridico, ma ormai conta molto anche le dichiarazioni stampa, contano molto anche i testi che non confluiscono in veri e propri provvedimenti normativi. Alludo alla dichiarazione del presidente della conferenza delle regioni di oggi, nella quale appunto viene comunicato, in realtà di ieri notte, di stamani mattina molto presto, nella quale viene comunicato che il risultato è arrivato, cioè la conferenza delle regioni al termine dell'incontro notturno con il governo ha chiuso il confronto approvando un documento. In un'ottica di collaborazione istituzionale si è ricercata e si è ritrovata una soluzione con l'accordo raggiunto venerdì fra Regione e Governo. L'obiettivo è quello di dare regole certe alle attività che da lunedì potranno riaprire e sicurezza lavoratori e cittadini. Il Governo si è impegnato a richiamare nel testo le linee guida elaborate e proposte dalla Conferenza delle Regioni quale riferimento certo e principale da cui far discendere i protocolli regionali. Ciò assicurerà omogeneità e certezza delle norme in tutto il paese. Il documento che trovate qui allegato è quello che io ho già commentato nei giorni scorsi e che poi rivedremo. Vediamo un attimo se eccolo qua. E sono le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche che, appunto, dopo riguardiamo, contemplano tutte queste attività, ristorazione, attività turistiche. Quindi, qual è il meccanismo delineato che almeno sembrava emergere da questa dichiarazione? Nel decreto legge approvato dal governo si richiamano gli accordi di conferenza, per cui le regioni dovranno prendere, diciamo, questo documento come traccia per perfezionarlo, diciamo, implementarlo, svilupparlo, quello che volete, fondamentalmente garantendo un'omogeneità a livello regionale. Quindi questo è il contenuto di, ormai non lavoriamo più nemmeno a 3-4 giorni di distanza, ma a poche ore di distanza. E questo è il contenuto delle dichiarazioni. Vediamo dal punto di vista normativo cosa era successo, perché siamo arrivati a questa situazione, a questa dichiarazione. Questo è un interessante documento.
riguarda la produzione normativa regionale in questo periodo di coronavirus. Come potete vedere, qui ci sono le regioni italiane e qui ci sono il numero dei provvedimenti che sono stati adottati, quelli diciamo esplicitamente riguardanti il coronavirus. Come potete vedere, nell'arco del periodo che va dal 24 febbraio al 25 aprile, 2 mesi, quindi non c'è nemmeno quest'ultimo periodo, in 2 mesi 468 provvedimenti da parte delle 19 regioni e delle due province autonome. 468 provvedimenti, di cui soltanto nel periodo 1 aprile-25 aprile 200, quindi più del 50% riferiti a questo specifico periodo. Quello che consentiva di andare negli orti, quello che consentiva di uscire, i congiunti più o meno congiunti, eccetera, eccetera. Ciao Elisabetta, no, Regione Toscana, in questo momento, almeno appena ho iniziato la diretta, non mi risulta che abbia adottato il provvedimento. Perché? Perché non è uscito in Gazzetta Ufficiale il DPCM, quindi al momento non abbiamo il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale, almeno fino a questo istante, al netto di qualche WhatsApp di qualcuno che me lo passa, ma non ce l'abbiamo. Però noi comunque analizzeremo un testo molto molto attendibile, tenuto conto di tutte le dichiarazioni anche del Presidente del Consiglio nella conferenza stampa di ieri sera. Allora, questo è il contesto. Da questo contesto, che cosa è emerso? È emerso il decreto legge, appunto, 33 del 2020. Questo è un documento ufficiale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio, entrato in vigore il giorno stesso. Quindi, ieri entra in vigore questo decreto legge, il quale che cosa detta? Detta una serie di misure legate agli spostamenti individuali, personali, a decorrere dal 18 di maggio. Come mai il 18 di maggio? Perché il DPCM 26 aprile, che è il DPCM che attualmente disciplina le misure di contenimento, scade esplicitamente il 17 di maggio. E quindi mancava la copertura normativa che è stata trovata attraverso questo decreto legge. Tuttavia, manca ancora gran parte della copertura normativa, per cui siamo in attesa anche di un DPCM, quindi oltre al decreto legge, che va a tradurre in fonte primaria. Attenzione, prendo un po' di tempo per questo aspetto perché non è da poco dal punto di vista giuridico. Fino ad oggi le misure di contenimento erano contenute in DPCM, attuative di un decreto legge, diciamo, delega, o di più decreti legge che si sono alternati, il 6 la prima volta e il 18 la seconda volta. Adesso questo decreto legge che cosa fa? Traduce e porta a livello di fonte primaria, dopo le polemiche sul fatto che il DPCM non potesse contenere misure limitative di libertà personali, traduce appunto in fonte primaria questo meccanismo. Tant'è che nelle premesse, se andate a vedere, è citato l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazione alla libertà di circolazione per ragioni sanitarie, ma sotto riserva di legge. E quindi questa è, diciamo, la risposta del governo alle critiche sul sistema costituzionale. E che cosa prevede? Prevede che da domani ci sia libertà di movimento all'interno del territorio regionale, al netto di provvedimenti statali e regionali limitativi. Quindi a decorrere dal 18 maggio cessano di avere effetto tutte le misure limitative all'interno del territorio regionale, salvo che lo Stato o le regioni, attenzione, tutte le volte che trovate citati gli articoli 2 e 3 sono l'articolo 2 lo Stato, l'articolo 3 delle regioni del DL 19, a meno che questi soggetti non reintroducano limitazioni o non le confermino. Bene? Attenzione, sulla stampa si è sentito dire a questo punto non verranno più chieste le autocertificazioni. Non è vero. Perché? Perché ovviamente l'organo accertatore, per sapere se sto venendo da un'altra regione oppure sto transitando all'interno della mia regione, non mi chiederà l'accento, non mi farà parlare in dialetto, mi farà compilare un'autodichiarazione. Ma vi annuncio che ormai i controlli sono arrivati ai minimi storici. Abbiamo
sanzioni che si aggirano intorno alle 1.000 al giorno in tutta Italia. Eravamo arrivati a 15.000. Allora, fino al 2 di giugno, quindi dal 18 maggio al 2 di giugno, invece rimangono i limiti per gli spostamenti fuori regione, che sono quelli classici: esigenze lavorative, urgenza, motivi di salute. Quindi ancora si può andare fuori a lavorare, si può andare fuori a partecipare ai concorsi pubblici, si può andare fuori a fare le visite mediche, insomma, si possono fare gran parte delle attività anche fuori regione. E in ogni caso, se si è fuori regione, si può rientrare a casa. Quindi in ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Quindi questo è il quadro fino alla festa del 2 giugno. Dal 3 giugno, invece, liberalizzazione degli spostamenti interregionali. Quindi si potrà continuare a viaggiare nella regione, fuori regione e addirittura, comma 4, dentro e fuori dal territorio nazionale, entro i confini dell'Unione Europea, tranne, diciamo, nei paesi ancora oggetto di blacklist, chiamiamole così. Va bene, poi c'è la norma sulla Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino che vanno in deroga a tutto quanto. Ovviamente rimane ferma la quarantena per chi è Covid e la quarantena precauzionale, cioè l'obbligo di rimanere 14 giorni a casa per chi è entrato a contatto con. Ma attenzione, vi sottolineo questa novità. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria, quindi non è più disposta genericamente, come oggi avveniva in molti provvedimenti. Chiunque fa questa cosa, chiunque rientra in regione, eccetera, eccetera. Vedremo questo aspetto, che è un aspetto critico, soprattutto riguardo alla regione Campania, ma lo vedremo, a breve. Rimangono vietati gli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, quindi questo, è rimasto, mentre le manifestazioni, gli eventi, gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli culturali, ludici, sportivi e fieristici, convegni, congressi, si svolgono sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 2. Allora, che cos'è questo? Fiere, concerti e tutte queste attività qui non si possono fare immediatamente. Perché? Perché sono rimesse a un provvedimento attuativo. Quindi il decreto legge rinvia al DPCM relativamente a queste misure e lo vedremo infatti richiamato all'interno del DPCM. Il comma 9 è dedicato ai comuni, il sindaco può disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico di qualunque genere, di natura commerciale o non commerciale, qualora non riesca a assicurare il rispetto della sicurezza, della sicurezza mediante distanza interpersonale di 1 metro. Comma 10. Il comma 10 ha suscitato qualche criticità perché le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Quindi sono vietate le manifestazioni, sono vietati gli eventi, sono vietati gli spettacoli. Le riunioni di persone, quindi che non rappresentano una manifestazione, un evento, non sono assoggettate a questa misura statale, quindi si possono fare, quindi sono già liberalizzate da ieri, così come le funzioni religiose, secondo gli accordi con le confessioni, e qui entra un meccanismo. Purtroppo questa diretta sarà un pochino più complicata del solito, perché ovviamente il quadro normativo è molto, molto complicato. Tenterò di spiegarlo più semplicemente possibile. Noi abbiamo un decreto legge che fonda provvedimenti amministrativi statali e regionali che si chiamano DPCM o ordinanze regionali. Dopodiché abbiamo questi provvedimenti che rinviano a dei protocolli, chiamiamoli protocolli, così ci capiamo. Questi protocolli sono delle misure sanitarie che stabiliscono cosa si deve fare, si usa la mascherina, si usa il gel, si tiene 1 metro, gli ombrelloni devono stare distanti, eccetera, che non hanno natura di atti amministrativi, ma sono dei protocolli sanitari, sono dei documenti, quelli che in altri settori si chiamerebbero manuali di buona prassi igienica, si chiamerebbero manuali di autocontrollo. Diciamo, il sistema è molto simile a quello proprio dei meccanismi della sicurezza sui luoghi di lavoro, della sicurezza alimentare, eccetera, eccetera. Quindi le funzioni religiose non saranno oggetto di
disciplina da parte del DPCM, ma da parte di accordi governo varie confessioni religiose. Attenzione però, le disposizioni dei commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti articolo 2, che possono stabilire differenti termini di efficacia. Quindi si rinvia sia a protocolli igienici che a DPCM o ordinanze sanitarie. Quindi questo comma 12 fa sì che fin tanto che questi provvedimenti non siano recepiti dal DPCM non possono produrre effetti. Quindi le riunioni non si possono fare perché manca il decreto che le confermi, ok? Diciamola così. Le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado sono svolte con le modalità definite dal DPCM e infatti le troveremo nel DPCM. Quindi il decreto legge, diciamo così, dice cosa si può fare, ma come lo si fa lo rinvia. Quindi è, diciamo, non molto dissimile dagli altri decreti legge delega, perché poi nel merito non, ovviamente non aggiunge molto. Veniamo alle attività economiche, che sono il tema più delicato del periodo. Le attività economiche, produttive e sociali, quindi circoli, associazioni e quant'altro, devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida. Eccolo, io li chiamerò protocolli per non farci confusione. Quindi i protocolli sono dei documenti scientifici, quindi non giuridico-amministrativi, scientifici, che dicono non si prende il virus se si ha aree locali, non si prende il virus se si usa l'alcol al 70%, non si prende il virus se non ci si trova più persone nella stessa stanza. Quindi hanno natura igienica, con funzione preventiva o di riduzione del rischio, elaborate da scienziati. Quindi non sono provvedimenti amministrativi. Però, attenzione, sono adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni. E qui sta il primo inghippo normativo sul quale governo e regioni, diciamo, sono venuti allo scontro. Perché? Per come è formulato, sembra un'alternativa. Sappiamo che nei provvedimenti amministrativi non si dovrebbe, e soprattutto normativi, non si dovrebbe mai usare lo o l'ovvero, perché nel linguaggio italiano può avere carattere disgiuntivo o carattere congiuntivo. Quindi sono adottati dalle regioni oppure dalla conferenza, quindi o l'uno o l'altro. Letta in altro modo sembrerebbe sono adottati dalle regioni o dalla conferenza, cioè se li adotta la conferenza non li possono adottare le regioni. Ora, l'interpretazione che sta emergendo è la complementarietà, cioè possono essere adottati sia dalla conferenza delle regioni che dalle singole regioni. Ok? Ci siamo? Bene. Allora, il quadro che deriva da questo sistema, tento di riepilogarlo perché veramente è un po' di architettura complicata, è questo. Noi abbiamo un decreto legge, fonte primaria, che stabilisce la possibilità di riaprire le attività economiche. Questo decreto legge ci dice, per poterle riaprire, le devi riaprire in sicurezza. E questa sicurezza la danno dei protocolli scientifici, che si chiamano protocolli o linee guida Pippo, Pluto, Paperino, non ci interessa il nome. Ci interessa che analisi di rischio, analizzano il rischio, stabiliscono il livello di rischio, stabiliscono le misure di contenimento del rischio. Questi sono i documenti, poi ne vedremo alcuni. Questi documenti però non possono essere, diciamo, adottati e basta, pubblicati e basta. Devono essere recepiti, devono confluire in provvedimenti formali delle regioni o della conferenza delle regioni. Ecco allora che sulla base di questo comma 14 dell'articolo 1 del decreto legge è stata emanata, anzi in realtà il documento era antecedente, è stato approvato prima del decreto legge, è stato approvato il documento contenente linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche. Quindi secondo una tesi, diciamo che accreditabile, però insomma mettete sempre i punti interrogativi su quello che vi dico, perché ovviamente stiamo camminando sulle uova fresche. Secondo una tesi accreditabile, da lunedì
i ristoranti possono aprire perché c'è la linea guida che stabilisce quali sono le condizioni igieniche sanitarie. Gli stabilimenti balneari possono aprire, le attività ricettive possono aprire, i parrucchieri e gli estetisti possono aprire. Il commercio a dettaglio, il commercio su aree pubbliche, attenzione, limitatamente ai mercati, alle fiere e gli hobbisti, non si parla dell'itinerante, quindi sembrerebbe questo non possibile, e gli uffici aperti al pubblico, le piscine, le palestre. Ok? Ci siamo, quindi prima tesi, abbiamo le linee guida in queste materie, siccome il decreto legge subordina la riapertura alla presenza delle linee guida, queste mi salvano, anche se non sono recepite dalle singole regioni. È stata sufficiente la conferenza delle regioni. Ora poi vediamo al caso Campania, ok? Andiamo a vedere che cosa prevede il DPCM. Qui per correttezza devo segnalarvi che è la bozza, quindi è una versione che ho ricevuto e a mio avviso attendibile perché rispecchia le dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Tutte le volte che commento una bozza, diciamo al 95%, poi il testo è quello. Spero di non essere smentito, e fra l'altro è aggiornata perché appunto tiene conto del decreto legge 33 del 2020, cioè dovrebbe essere la bozza di oggi pomeriggio, primo pomeriggio. Allora, che cosa prevede questo decreto? Vediamo un attimo. Ok, dovrebbe essere delle 15:30. Ho appena ricevuto da un collega che ringrazio, la bozza, fammi vedere se è la stessa. Ok, questo è il DPCM versione 16 maggio alle 15:30, immediatamente successiva al decreto legge. Andiamo a vedere che cosa decide, che cosa dice. È il DPCM che sostituisce il DPCM del 26 aprile. Quindi, primo, i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37 gradi e mezzo devono rimanere presso il proprio domicilio contattando il proprio medico curante. È la disposizione che legittima a non far entrare al lavoro i dipendenti, gli avventori, il pubblico e che legittima, lo abbiamo visto nei protocolli, la introduzione del controllo sistematico della temperatura nei confronti dei soggetti che accedono ai negozi o alle altre attività. Temperatura che non è obbligatoria. Allora, chiariamo. Il soggetto che ha la febbre non dovrebbe uscire. Se esce è in violazione, quindi è sanzionabile. Se si presenta presso un negozio e questo negozio non ha installato il controllo della temperatura, ovviamente il negoziante non è in violazione perché non può sapere guardando la persona se ha la febbre. Se installa il sistema di rilevazione della febbre deve rifiutare l'accesso al soggetto. Ovviamente non si deve tenere traccia della rilevazione della febbre, ok? Soltanto se si è eventualmente rifiutato o non rifiutato il soggetto. Bene, questo è il primo punto. Secondo punto, l'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini è consentito, ma è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8 del decreto legge. Articolo 1, comma 8, primo periodo del decreto legge. Vedete? È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici aperti al pubblico. Misura che vi ricordo, vedete il comma 12, rinviava al DPCM. Quindi il DPCM non fa altro che attuare questa misura in maniera esplicita, aggiungendo è consentito l'accesso dei minori anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura alle aree gioco per svolgere attività ludica ricreativa all'aperto e nel rispetto delle linee guida del Dipartimento delle Politiche della Famiglia di cui è l'allegato 8. Poi la vediamo. Allora, la versione che ho io non ha gli allegati. Gli allegati non sono riuscito a reperirli, ma queste linee guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, anzi ora magari le guardiamo, no, le guardiamo dopo, ve le ho già pubblicate, e prevedono appunto delle regole ferree per l'accesso all'area gioco.
quindi misure sanitarie molto rigorose. Siccome le aree gioco sono spesso di proprietà e gestione diretta delle amministrazioni locali, occorre valutare bene se riaprirle o non riaprirle. Quindi, se sono aperte, è un diritto dell'interessato accedere a quelle condizioni. L'amministrazione, vi ricordo, decreto legge, ecco l'importanza di questa combinazione. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea. Quindi, se quell'area gioco non la chiudo, implicitamente sto dichiarando che è conforme alle linee guida dell'allegato 8. Questo lo dico per gli amministratori da lunedì. Se mantengo aperte le aree, io ho quasi, diciamola così, autocertificato il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, perché è un bene di mia proprietà, come il negoziante quando riceve i clienti. Quindi attenzione alle aree pubbliche. Veniamo a una seconda data, ecco perché vi dicevo attendibile, perché è stata citata dal Presidente del Consiglio nella sua dichiarazione, no, sulle attività formative. Valeria, ci arrivo. A decorrere dal 15 giugno 2020, quindi siamo fra un mese, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative. Quindi queste attività non si possono fare da lunedì. Quindi abbiamo, se passa questa versione, mi raccomando, ricordatevi, sto sempre commentando una versione, diciamo, attendibile ma non ufficiale. Quindi, se passa questa versione, tutto ciò che riguarda il divertimento, tranne l'accesso individuale alle aree giochi, le attività ricreative e la formazione per i bambini, anche non formale, al chiuso, all'aria aperta, con l'ausilio di operatori, non è consentita. Sarà consentita sempre nel rispetto delle linee guida del Dipartimento della Politica della Famiglia, di cui è l'allegato 8 che abbiamo già citato. Attenti però, e qui viene all'inversione dell'onere della prova, il motivo per cui c'è stato ancora ad oggi, ora mentre stiamo chiacchierando, ci stiamo confrontando, le regioni e il governo stanno probabilmente discutendo sul tema. Perché? Perché vedete la seconda parte, le regioni possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica. Cioè, le regioni devono fare un provvedimento con il quale dicono: io ho verificato che il fattore RT è 0,2 ed è in calo e soprattutto chi si è contaminato nella mia zona non veniva certamente dai luoghi frequentati da bambini, bla bla bla, tutto ciò che, scusatemi, bla 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 non è dispregiativo, ma è per indicare che deve essere una motivazione forte e completa. A quel punto la regione potrà dire: se è aggravato, allora non si va al 15 giugno, ma si andrà a luglio. Non si è aggravato, io il 20 di maggio riapro, prendendomi la responsabilità di aver riaperto con queste condizioni. Quindi le condizioni sono due per poter anticipare la data del 15 giugno: che ci sia un'analisi epidemiologica, e fra l'altro vi ricordo che se manca l'analisi epidemiologica, il TAR Calabria ha già annullato un provvedimento di una regione, quella della Regione Calabria, che proprio non aveva alla base uno studio scientifico. Quindi serve questo andamento e serve un provvedimento, quindi un'ordinanza della regione o una legge regionale, come ha fatto la provincia di Trento, per riaprire prima. Ok, questo è il punto C, che vedremo è replicato in numerose altre attività. Lettera D. È consentito svolgere attività sportiva o attività motorie all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici ove accessibili, quindi se li vengono chiusi, ovviamente no, sulla base del solito provvedimento del sindaco, altrimenti sì, purché nel rispetto della distanza di almeno 2 metri per l'attività sportiva, 1 metro per l'attività non sportiva, come abbiamo già visto. Andiamo allo sport. Sapete che ripartono gli allenamenti, si sta discutendo se a giugno riparte il campionato di Serie A e le altre attività sportive. Altro fatto già citato dal Presidente del Consiglio nella sua
dichiarazione. Ora dispiace citare in modo non giuridico le dichiarazioni, ma sono, diciamo, importanti anche quelle. Il TAR sull'ordinanza di Trento non si è pronunciato? No, perché non era un'ordinanza, era una legge provinciale. Allora, per poter impugnare la legge provinciale, il governo doveva fare ricorso alla Corte Costituzionale. E dal punto di vista procedurale è molto più complicato ottenere un provvedimento cautelare. Quindi, da quello che mi risulta, non farà ricorso contro la legge provinciale di Trento. Mentre per il TAR in 5 giorni ha ottenuto l'annullamento del provvedimento. Allora, lettera E. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, di sport individuali e di squadra, sono consentite nel rispetto del distanziamento sociale, 2 metri, perché sono attività sportive, senza assembramento, a porte chiuse. Quindi, misura, diciamo, ampliativa, quindi che consente da ieri di poter svolgere queste attività. I soli atleti professionisti e non riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, se devono partecipare a competizioni nazionali e internazionali, possono spostarsi da una regione all'altra previa convocazione delle federazioni. Anche questa è una novità, ovviamente possono allenarsi come tutti gli altri, in più possono spostarsi. Ai fini di quanto previsto nella presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico Scientifico, apposite linee guida a cura dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale, del Comitato Italiano Paralimpico, Paralimpico e sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, e le federazioni sportive nazionali, eccetera, eccetera. Le federazioni si sono già attivate. Io ho trovato un po' di materiale, adesso ve lo pubblico. Per esempio, la Federazione Medico Sportiva Italiana ha adottato un protocollo proposto al Comitato Tecnico Scientifico. Non mi risulta, non so se a che punto è, che prevede appunto le regole, le modalità attraverso le quali effettuare, diciamo, i controlli e garantire quindi lo svolgimento degli esami da parte degli atleti per poi svolgere l'attività, sia attività da professionisti, sia attività di dilettanti. Quindi questo è il documento, poi vi metto tutto, è tutto quello che cito, lo metto e lo trovate a disposizione, anzi vi faccio vedere il sito, ho creato una sola pagina dove poter scaricare tutto perché altrimenti diventa anche complicato seguire i link che avevo a disposizione. Quindi questa è la federazione, ad esempio, vi faccio l'esempio della federazione, scusate, questa è la federazione medica, questo è esempio il protocollo adottato dal canottaggio che ha elaborato le sue linee guida che appunto devono essere validate dal Comitato Tecnico Scientifico. Vedete, molto dettagliate, l'uso delle mascherine, la gestione degli spazi comuni. Mi sembra questo contenga anche la cartellonistica, quindi addirittura la modulistica da far firmare gli atleti, quindi fatto molto molto bene. Adesso allargo così lo vediamo. Vedete la cartellonistica di divieto, fra l'altro questa l'ho usata anch'io in miei punti, vedete la misurazione della febbre. I contatti faccia a faccia e tutta una serie di messaggistica fondamentale, perché vi ricordo che la messaggistica, la cartellonistica è uno degli elementi importantissimi come dispositivo di protezione previsto anche nel documento elaborato dalla conferenza, e questo è un esempio. Vi faccio vedere un ultimo esempio, tanto il concetto si è capito. Volley, mi sembra, guardiamo un po'. Questo è il biliardo. Mi sembrava aver trovato, sicuramente ho trovato anche quello del volley, però adesso vi faccio vedere stessa cosa il biliardo. E queste sono le regole, qui non c'è la cartellonistica. Ok, bene, torniamo a noi, torniamo al nostro DPCM. Quindi per lo sport, diciamo, abbiamo questo primo passaggio. Lettera F.
L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto del distanziamento sociale, senza assembramento, a decorrere dal 25 maggio. Quindi, primo, disciplina delle attività sportive in luoghi pubblici e privati, come allenamento individuale a porte chiuse. Seconda disciplina, spostamento fuori regione e attività sportiva di professionisti e non professionisti, diciamo rientranti nel CONI o nelle federazioni, attività di base motoria delle persone fisiche e degli individui che all'interno di palestre, piscine, centri e circoli che dal 25 maggio possono aprire. Quindi non dal 18, non da domani. Questo è il primo elemento. A tali fini sono emanate le linee guida a cura dell'ufficio sport, sentita la federazione. Ed è quella parte del documento, pare, ora io sto tentando anch'io di navigare in questa mole di documentazione, ma è quella parte del documento della federazione, dell'FMSI, che parla del dilettantismo. Ok? Quindi, federazione. Ha proposto al governo ufficio sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo farà proprio sentito il Comitato Tecnico Scientifico, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi delle regioni o delle province autonome. Quindi, comunque potranno esserci degli indirizzi ampliativi o restrittivi da parte delle regioni. Attenzione, 25 maggio abbiamo detto, le regioni possono stabilire una diversa data. Quindi, ogni regione potrà anticipare o posticipare il 25 maggio, quindi anche anticipare. Lunedì potrebbe ripartire tutta l'attività sportiva se la regione fa un'ordinanza stanotte o domani, ai sensi della lettera F dell'articolo 1 del DPCM. Ecco perché molti presidenti di regione hanno detto: sto aspettando la pubblicazione del DPCM, perché senza il DPCM ovviamente non possono fare, l'ordinanza. Sempre a condizione che dimostri una situazione epidemiologica, tutte le condizioni che abbiamo visto prima. Ecco perché vi dicevo, si ripete continuamente questo meccanismo. Lo Stato dà le regole, le regioni per derogare devono prendersi, fra virgolette, la responsabilità. Per l'attuazione delle linee guida che abbiamo detto, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati a nessun organismo perché non c'è un obbligo di affiliazione, adottano appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti e dei gestori degli impianti e di tutti coloro che frequentano i siti. Quindi io ve la banalizzo. Io che ho un circolo del tennis e che voglio riaprirlo, per poterlo riaprire devo adottare un protocollo attuativo, quindi un documento con il quale io stabilisco: entri da quell'ingresso, esci da quell'altro, le docce le puoi fare o non le puoi fare, una sì o una no, devi prenotare o non devi prenotare. In presenza di questo protocollo attuativo, dal 25 maggio, se non è anticipato dalle regioni, io riapro il campo da tennis, o meglio il circolo del tennis per i miei iscritti. Ok? La lettera G sembra, diciamo, dirmi questo. Quindi attenzione a questi protocolli. Ovviamente le federazioni stanno pubblicando, come abbiamo visto, gli esempi che vi ho fatto vedere, dei protocolli. Quindi si tratterà di copia e incollare quelli e personalizzarli al proprio contesto territoriale. Gli impianti dei comprensori sciistici rimangono chiusi. Attenzione alla lettera I, perché è una novità. Un personal trainer che svolge l'attività presso la sua palestra può fare lezione a una sola persona? Non conta quante persone ci sono. Deve fare questo iter. Quindi dal 25 maggio, se in quella regione non è anticipato, e deve adottare un suo protocollo attuativo specifico, ovviamente molto semplice, perché si tratterà di dirsi si tiene la mascherina o si tengono le distanze o si sta, diciamo, dietro un plexiglass e opero una persona per volta, previo appuntamento, con mascherina, con gel, eccetera, eccetera. Fate pure domande.
Domande. Ecco il testo, l'ultima bozza. Sì, quella che mi hai mandato di link, adesso guardo, ma dovrebbe essere quella che stiamo commentando. Vado un attimo a vedere perché appunto ringrazio intanto chi mi ha trasmesso il documento. A, B, B, C, C, E, E, I, I. Dovrebbe essere il documento. Sì, è il documento che sto guardando io. Quindi il documento che state vedendo è quello pubblicato sul sito. No, questo dovrebbe essere addirittura sottoscritto, quindi diciamo, è ufficialissimo. Quindi perfetto, è la versione sottoscritta. Adesso la scarico e la guardiamo insieme proseguendo da questa lettera. Almeno evitiamo ogni divergenza. Allora, come vi dicevo, faremo delle cose in diretta, che non è ancora la versione pubblicata in Gazzetta, però è la versione sottoscritta e quindi, in quanto sottoscritta, diciamo, ha un valore più ampio. Ok, bene. Allora, lo leggiamo insieme e, come al solito, lo sottolineiamo. Vediamo un po' se ci sono grosse differenze. No, questo è lo stesso, io penso il testo sia lo stesso. Ok, qui uguale, bene. Andiamo per sicurezza su questo. Quindi, lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica. Quindi non ci si può muovere per evitare ovviamente di non mantenere le distanze. Quindi devono essere osservate le distanze prescritte, eventualmente imposte dal questore. Quindi si è ritirato fuori l'articolo 18 del TULPS, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede appunto la possibilità di dettare prescrizioni per le manifestazioni pubbliche che hanno l'obbligo di preavviso 3 giorni prima. Quindi il questore interverrà dicendo: non è 1 metro, è 2 metri, mettetevi lì, mettetevi sulla piazza dei punti gialli dove ognuno si deve mettere e non può spostarsi da lì, eccetera, eccetera. Sapete, è una delle domande che è stata fatta al Presidente del Consiglio relativamente alle manifestazioni che l'opposizione vuol fare contro il governo in questo periodo, quindi nell'esercizio del proprio appunto diritto di manifestazione. Andiamo avanti, quindi qui ci siamo. Manifestazione statica vuol dire che non ci si può muovere da quel punto. Quindi diciamo, si accede ad una piazza, in quella piazza ci saranno dei pallini gialli dove uno si deve andare a posizionare distanti 1 metro, 1 metro e mezzo, 2 metri. In ogni caso è il questore che darà le prescrizioni. Ok? Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Ecco, questo mi era stato chiesto dal decreto legge non si intuiva, quindi è una misura contenuta soltanto nel DPCM. Quindi né dal 18 né dopo è previsto un termine per la riapertura di questa attività. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerti, sale cinematografiche e altri spazi all'aperto rimangono sospesi fino al 14 di giugno. Quindi tutta l'attività di cosiddetto pubblico spettacolo o pubblico trattenimento, direi più pubblico spettacolo in questo caso, ancora è sospesa. Quindi è fra le attività che partono dal 15 di giugno. Dal 15 di giugno possono essere svolti con condizioni particolari: posti a sedere preassegnati e distanziati, comunque 1 metro di distanza, e comunque 1.000 spettatori per gli spettacoli all'aperto, 200 per gli spettacoli in luoghi chiusi per ogni singola sala, pensiamo alle multisale cinematografiche. Le regioni e le province autonome possono stabilire una data diversa, solito ragionamento, quindi possono anticipare dal 14 giugno fino alla data precedente. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, quando non è possibile assicurare le misure di sicurezza. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, fiere e congressi. Questo è, diciamo, un divieto anche nell'ipotesi in cui la regione anticipasse, okay, la riapertura di questi spettacoli. Quindi teatri, concerti,
sale cinematografiche, ok? Non discoteche, balere e simili, sia all'aperto che al chiuso. Niente fiere e congressi, niente pala congressi e pala fiere. L'accesso ai luoghi di culto, abbiamo detto, è rinviato alle modalità stabilite negli accordi con le confessioni religiose, diciamo, comprese le funzioni religiose. La riapertura al pubblico dei musei e degli altri luoghi di cultura è assicurato a condizione che vi sia un flusso di visitatori. Allora, aspettate, leggiamo. Tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, che garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e consentire che possano rispettare la distanza, tenendo conto dei protocolli e linee guida adottate dalle regioni o dalla conferenza. Quindi qui rinvia direttamente alla conferenza. Siccome la conferenza, vedete, non ha previsto, diciamo, ha previsto i musei, gli archivi e le biblioteche, ad oggi possono riaprire. Quindi le linee guida sono quelle che abbiamo visto nell'ultimo paragrafo, musei, archivi e biblioteche. Quindi, rispettando queste linee guida, è possibile, dove ero rimasto, scusate qui, è possibile la riapertura dei musei. Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Quindi rimane, la scuola non riapre. Nonché la frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore, comprese l'università, tranne i corsi di medicina. Ci sono norme, poi l'avevo già sottolineato, sui dirigenti scolastici e il beneficio per gli studenti, ma ora in questo momento non ci interessano. Andiamo avanti. Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario, mentre abbiamo visto le riunioni sono consentite. Sono sospese le attività dei centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali. Attenzione a questo centri benessere, perché? Perché era il tema che era emerso sul discorso piercing, tatuaggi, acconciatori, estetisti. Noi sappiamo che dal punto di vista normativo l'attività di estetica può svolgersi nella classica forma dell'estetista o in un centro benessere, cioè in un centro che prende questo nome, ma svolge fondamentalmente attività di estetica. Quindi c'è una zona grigia fra l'attività di estetica che può riaprire e l'attività di centro benessere che invece rimane vietata in base alla lettera Z, comprese le terme, i centri culturali e i centri sociali. Quindi a chi mi chiedeva i circoli o quant'altro, la lettera Z non ne consente la riapertura. Poi vedremo alcuni provvedimenti regionali che in realtà vanno in direzione opposta. Rimangono i limiti per gli accompagnatori dei pazienti al pronto soccorso e alle RSA, come erano previsti nella normativa precedente, e rimangono, diciamo, le norme per i detenuti della lettera CC. Veniamo alle attività commerciali al dettaglio. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato il metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario. Sono le misure che già conoscevamo. Devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni. Abbiamo visto che la Conferenza delle Regioni li ha già previsti, quindi commercio al dettaglio c'è, allora può riaprire, possono riaprire tutte le attività del commercio al dettaglio, fermi restando i vincoli dell'allegato 10, poi vediamo se in questa versione ce l'ho. Nonché si raccomandano quelle dell'allegato 11, che sono misure non vincolanti. La lettera Q, poi ci torno sulle attività, no, ci torno subito. Ok, ho saltato la lettera Q sulle attività formative.
collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche di ogni grado, gli enti gestori previ assicurati. No, l'avevo citata. Quindi sono sospesi i servizi educativi, le attività didattiche in presenza, nonché le attività scolastiche e formazione. E, ah sì, va bene, non l'ho citato, l'avevo dato per scontato. Di corsi professionali, master, corsi per professionali sanitari, università per anziani, nonché corsi professionali e attività formative svolti da enti pubblici, anche territoriali locali, da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formativa a distanza. Quindi la lettera Q rimane l'attuale previsione della disciplina del DPCM 26 aprile, non è cambiata l'addizione. Torno al commercio, perché poi c'è la ristorazione, servizi di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, anche queste oggetto di disciplina da parte della, eccolo qui, il primo punto, da parte della conferenza regionale, sono consentite a condizioni che le regioni abbiano preventivamente accertato, la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica, e che individuino i protocolli e le linee idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o settori analoghi adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni. Allora, vi segnalo questa enorme differenza dal punto di vista normativo della lettera EE rispetto alla lettera precedente e alle altre edizioni che abbiamo visto. Il commercio a dettaglio si svolge nel rispetto dei protocolli o linee guida, ok? Quindi è sufficiente l'averlo previsto nelle linee guida, della conferenza. La ristorazione, no, le attività di ristorazione sono consentite a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità con la situazione epidemiologica e che adottino i protocolli. Quindi da domani, la traduco così, da domani il bar può continuare a fare asporto, ma non può fare somministrazione, fin tanto che la regione non adotti un'ordinanza con cui dà conto che la situazione epidemiologica non è rischiosa, perché le attività di ristorazione, a differenza di quelle del commercio al dettaglio, hanno un rischio medio-alto. Quindi la scelta è stata quella di differenziare la disciplina e renderla, diciamo, la patata bollente più forte per le regioni. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio, e questo va bene, non ci sono problemi, nonché la ristorazione con asporto, e quindi da domani ovviamente non viene meno. Quindi attenzione per la ristorazione a questo aspetto. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione negli ospedali e negli aeroporti, le attività inerenti ai servizi alla persona, eccolo, sono consentite a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento con la situazione epidemiologica e che ci siano i protocolli e le linee guida da parte della conferenza. I protocolli ci sono, quindi anche per i servizi alla persona, parrucchieri ed estetisti, ma mancano l'ordinanza regionale. Quindi qui per poter riaprire il parrucchiere domattina serve l'ordinanza regionale, del motivo per cui stasera e stanotte dovremo consultare i siti delle regioni laddove la regione non abbia già disposto. Però attenti, questa è probabilmente una frecciata alle regioni che erano intervenute nei giorni scorsi. Perché? Perché un'ordinanza precedente questo DPCM non ha sicuramente accertato la compatibilità con lo svolgimento. Quindi, se l'ordinanza ha esplicitamente accertato, è salva e quindi l'attività può svolgersi da domani. Altrimenti, anche se l'ordinanza regionale lo prevede, è di dubbia validità. Quindi, può essere utile da parte delle regioni adottare un provvedimento confermativo. Restano fermi i servizi alla persona già consentiti, quindi le lavanderie e i servizi funebri previsti nel DPCM del 26 aprile. Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi del settore della trasformazione agroalimentare, eccetera, eccetera. Questo rimane tale quale, così come rimane tal quale la disciplina del trasporto pubblico locale.
In ordine alle attività professionali ci sono una serie di raccomandazioni che sono quelle del lavoro agile, che sono quelle delle ferie e dei congedi, che sono quelle dei protocolli anticontagio anche da parte di questi professionisti. Ci sono diversi professionisti, poi ve li ho pubblicati, ad esempio, gli odontoiatri che hanno già adottato dei propri protocolli, che sono, diciamo, facoltativi, però, incentivati. Attenzione, lettera MM, le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato, oltre al protocollo. Anche questi erano nel protocollo della conferenza e quindi lo stabilimento balneare sarebbe stato consentito, ma il DPCM richiede il provvedimento aggiuntivo, oltre alle condizioni dell'allegato 10. C'è una norma sulle spiagge libere, perché ovviamente riguarda un'attività non soggetta a controllo da parte di terzi, e prevede appunto che debbano essere analizzate queste condizioni per poter consentire l'accesso alle spiagge libere, altrimenti appunto le amministrazioni competenti dovranno adottare le misure di contenimento e quindi di chiusura o mantenere la chiusura, se l'hanno già disposta, per l'accesso alle spiagge libere. Attività ricettive sono esercitate a condizione che ci sia il distanziamento sociale, nel rispetto dei protocolli adottati dalle regioni delle conferenze, e il protocollo c'è per le attività ricettive, eccole qui. Idonea a prevenire il contagio, non è necessaria l'ordinanza preventiva. Quindi da domani le attività ricettive nelle regioni che non avessero disposto diversamente, possono operare, e questi sono i contenuti che comunque troviamo nel protocollo. Semmai, ecco, ho notato, ne mancano qualcuno, per esempio l'accesso, il ricevimento, assistenza agli ospiti c'è, l'utilizzo di spazi comuni c'è, le camere e gli ambienti ci sono, fornitori esterni pochi riferimenti, lo svolgimento di attività ludico-sportive si rinvia agli altri requisiti, ci sono. Ecco, i servizi di navetta a disposizione dei clienti non c'è nell'attuale protocollo. Le modalità di informazione invece ci sono. Andiamo avanti con la lettura, poi andiamo anche ai provvedimenti regionali. Sull'intero territorio nazionale, tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatto salvo l'articolo 1, rispettano il protocollo condiviso che è nell'allegato 12, il famoso protocollo dell'accordo governo-parti sociali del 24 aprile. Quindi quello è il protocollo sulla sicurezza dei lavoratori, aggiuntivo ad ogni altro protocollo, che è il protocollo invece per la sicurezza dei clienti, fondamentalmente. Anche aggiuntivo per la sicurezza dei lavoratori, ma diciamo sono misure aggiuntive. In più c'è il protocollo cantieri, che è diventato l'allegato 13, e il protocollo del trasporto e della logistica, che è diventato l'allegato 14 di questo DPCM. Sono curioso e quindi, prima di andare avanti, voglio andare a vedere se ci sono gli allegati alla versione che mi è stata mandata. No, non abbiamo gli allegati, probabilmente sono ancora in fase di limatura. Quindi, chi avesse gli allegati, eccoli qua, mi sono arrivati. Allegati definitivi del DPCM. Stavo per commentare con un'espressione poco politically correct alla romana, perché ho visto il numero di pagine, di 120 pagine di allegati, e quindi mi raccomando, non prendete impegni per stasera, che andremo avanti un po' per le lunghe, ma ora non li affrontiamo. Ecco, l'allegato 1 è il protocollo con la conferenza episcopale, con la CEI, l'allegato 2 con le comunità ebraiche, l'allegato 3 con le chiese protestanti evangeliche anglicane, l'allegato 4 con le comunità ortodosse, l'allegato 5 con la comunità induista e buddista, l'allegato 6 con le comunità islamiche, l'allegato 7 con la comunità della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni. L'allegato 8 è l'allegato contenente la politica della famiglia, quello che ho pubblicato ieri, diciamo in anteprima,
e che appunto è andata a confluire come allegato 8 per i centri estivi, per i giochi per l'infanzia. Insomma, è molto articolato, lo trovate già, l'avevo già pubblicato, il contenuto sembra lo stesso, probabilmente al netto di qualche virgola, ma mi sembra proprio identico. Andiamo a vedere l'allegato 9, spettacoli dal vivo e cinema. Allegato 10, protocollo di settore del Comitato Tecnico Scientifico, che riguarda nel prevedere, sono basato sullo stato attuale della la realtà epidemiologica, produttiva e sociale del paese, al fine di garantire nelle attività produttive. Ok, questa è la metodologia probabilmente che usa il Comitato Tecnico Scientifico nell'analizzare i protocolli. L'11 è sulle attività commerciali, che era il vecchio allegato 5 del DPCM, il 12 è quello del governo parti sociali. Scusatemi, vado veloce, ma appunto molti di questi li ho già commentati nel dettaglio e quindi guardiamo solo se ce ne sono di nuovi. Protocollo dei cantieri, seguirà quello del trasporto, quasi sicuramente. Eccolo qua, del trasporto e della logistica, del trasporto pubblico. E andiamo a vedere, e poi ritorniamo al nostro decreto, le misure igienico-sanitarie, il famoso decalogo da rispettare, le linee guida della conferenza delle regioni. Ecco la cosa importante, la dichiarazione di Bonaccini che abbiamo visto all'inizio della diretta, dove appunto si dava atto che il governo si è impegnato a richiamare nelle linee guida, le linee guida elaborate nel testo del DPCM, ed è questo. Quindi la versione che io vi ho commentato e che trovate evidenziata nei giorni scorsi è diventato l'allegato 17, facciamo gli scongiuri, del giorno 17, ma non è venerdì, del ristorazione, attività turistiche, ricettive, commercio, uffici, palestre, manutenzione, eccetera, eccetera. Bene, vediamo un po' se ce n'è altri. Palestre, manutenzione del verde. Ok, bene, questi sono gli allegati, quindi diciamo molti di questi ve li avevo già un po' preannunciati e il contenuto è abbastanza chiaro. Torniamo al nostro DPCM, che abbiamo detto prevede, questi gli allegati sono stati citati, l'articolo 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio. Anche questo c'era già nel precedente DPCM. Poi vengo subito ai quesiti, in modo tale che poi animiamo un po' la discussione. Non sono particolarmente prescrittive, quindi anche questi, diciamo, li possiamo dare per assodati. Sono la riproduzione del DPCM, l'entrata e l'uscita dal paese, le navi e il trasporto marittimo, lo spostamento da e verso l'estero, le navi da crociera, e veniamo alle disposizioni finali. Il presente DPCM si applica dalla data del 18 maggio in sostituzione di quello del 26 di aprile ed è efficace fino al 14 giugno. Attenzione, non è in realtà così. Perché? Perché sono salvi i diversi termini di durata. Abbiamo visto alcuni prevedono il 25 giugno. Ok? Quindi, questo è il DPCM sottoscritto, versione ormai ufficiale, ancorché sto guardando in diretta, non ancora uscita in Gazzetta Ufficiale. La Gazzetta Ufficiale sarà pubblicata ora di qui a pochi minuti, con i 120 pagine di allegati, ma molti dei quali li abbiamo già visti, quindi di novità non c'è molto. Adesso andiamo un po' a ricapitolare e a rispondere ai vostri quesiti, così magari rispondendo ai quesiti. Parrucchieri ed estetisti devono aspettare ordinanza regionale per come è scritta la disposizione? Sì, come abbiamo detto, riandiamo a ricercarla. A differenza delle attività commerciali, le attività della ristorazione e le attività dei servizi alla persona, vedete la lettera EE e la lettera dei servizi alla persona, che è la lettera GG, dice: le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni preventivamente abbiano accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino
i protocolli e le linee guida applicabili idonee a prevenire o ridurre il rischio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli e linee guida sono adottati dalla regione o dalla conferenza. Quindi la regione deve fare un'ordinanza in cui dice: o utilizzo l'allegato 17, che è quello della conferenza, oppure adotto il mio allegato e da domani i parrucchieri e gli acconciatori aprono. Ora vediamo le ordinanze regionali che sono state prodotte. Se ne avete anche qualcuna che è prodotta in diretta mentre sto commentando, magari me la passate, così che la possiamo vedere. Qual è l'ultima versione del decreto rilancio? L'ultima versione del decreto rilancio è quella che diciamo, ho commentato nel mio commento l'altro giorno. Non ne risultano altre. Quindi 13 maggio, ore 17, pare che vada in Gazzetta Ufficiale lunedì, non dovrebbe andare oggi. Assemblee condominiali sono riunioni di persone. Le assemblee condominiali, nel rispetto delle misure di sicurezza, possono essere svolte. Le scuole guide, ecco, le scuole guide quando possono riaprire? Vi segnalo che il DPCM, come avete visto, fa riferimento ad alcune attività produttive, per le altre rimanda ai protocolli. Quindi, appena ci sarà il protocollo, potranno riaprire. Delle scuole guida mi è arrivato dal MIT, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una bozza di protocollo. Adesso ve la faccio vedere, il tempo di ritrovarla. Eccola qua, che riguarda appunto lo svolgimento degli esami da parte delle strutture deputate per gli esami di scuola guida. Quindi per le scuole guida c'è il doppio tema: se possono svolgere attività formativa in classe, abbiamo detto no, al momento è vietata, e poi il tema degli esami, della riapertura degli esami. Quindi sembrano addirittura d'arrivo le linee guida per lo svolgimento delle attività di esame da parte della motorizzazione o presso le scuole guida o presso la motorizzazione stessa. Andiamo a vedere allora se non avete altre domande. Scusatemi, guardiamo un po' se ci sono delle domande. Dipendenti pubblici non sono oggetto di questa disciplina, sono in parte oggetto del decreto rilancio, il quale rimanda al 31 dicembre 2020 lo smart working. Quindi rimane la procedura ordinaria di smart working fino al 31 dicembre del 2020. Secondo te le processioni religiose possono aver luogo? Dipende dagli allegati. La processione è su area pubblica, quindi la processione è una manifestazione, non è un'attività di pubblico trattenimento. Quindi andiamo a vedere il DPCM. Uso quello mio, tanto è la stessa cosa. Lo svolgimento delle manifestazioni è consentito soltanto in forma statica. Quindi la processione, diciamo, con movimento, no, altrimenti diventa un'attività di spettacolo, e a quel punto, andiamo a riprendere l'articolo, gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, concerti e cinematografi, sì, ma dal 14 giugno, e comunque non gli altri. Quindi le funzioni religiose solo se questa funzione religiosa è nell'allegato, quindi magari lo andremo a vedere nei prossimi approfondimenti, per il momento no. Allora andiamo a vedere le regioni che cosa hanno fatto nel frattempo. Partiamo in ordine rigorosamente alfabetico. Regione Abruzzo. La Regione Abruzzo, se non ne ha adottate di altre, ha adottato l'ordinanza 56 del 6 maggio, magari se volete commentare. Chi di voi ha su WhatsApp mi manda eventuali ordinanze aggiuntive. La Regione Abruzzo ha adottato un'ordinanza la quale prevede una serie di riaperture. Intanto aveva adottato dei protocolli di sicurezza propri, sia per la ristorazione che per la somministrazione, che per le attività di balneazione, che per le attività alberghiere, che per le attività ricettive, rifugi, agriturismi. Vedete, sono in parte simili a quelle della conferenza regionale, in parte diverse.
relativamente al lato scuole aveva previsto la riapertura, quindi una serie di misure ampliative, compreso il commercio, ma su questo dal 18 non c'è problemi, il commercio su Repubbliche con un protocollo proprio, e vediamo un attimo, vedete molto molto articolato, compresa mi sembra la somministrazione. Acconciatori estetisti, ok, è possibile la riapertura. Quindi il tema dell'Abruzzo è, lo sintetizzo così, e delle altre regioni che andremo a guardare, ma devono necessariamente attendere, riconfermare l'ordinanza sulla base delle nuove valutazioni, o questa ordinanza, essendo già finalizzata la riapertura del 18 maggio, è legittimante allo svolgimento dell'attività? Perché, essendo precedente il DPCM, non contiene l'analisi, diciamo, epidemiologica che il DPCM richiede. L'unico elemento che mi sembrava di aver visto, eccolo qui, rilevato che sulla base dei dati forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato, la curva epidemiologica è in discesa, con conseguente alleggerimento del numero dei ricoverati, quindi tre righe che descrivono la situazione epidemiologica, a mio avviso, per come descritte, chiaramente non sufficienti nell'ottica del DPCM. Non dico che non siano sufficienti perché sbagliate, ma il DPCM sembra richiedere intanto un'analisi più approfondita e intanto sulla base di dati aggiornati. Qui siamo a un'ordinanza di 3 giorni fa, che è, insomma, significativamente, significativamente vecchia. Dopo l'Abruzzo vado alla Calabria. La Calabria aveva adottato, dopo la batosta, diciamo, del TAR, un'ordinanza il 15 di maggio, relativamente soltanto al spostamento delle persone fisiche per la selezione del cinghiale, quindi non abbiamo niente di particolare, o meno non mi risulta niente di particolare. Uno dei temi, prima di, diciamo, approfondire altri aspetti, dichiarazione del presidente della Regione Campania. De Luca, niente accordo col governo. La Campania non riapre il 3 giugno. De Luca annuncia Campania chiusa anche dopo il 3 giugno. Io ragionerò il 2 giugno per capire a che punto è il contagio. Quindi, proprio perché il governo rinvia le ordinanze regionali, non è immediatamente, diciamo, operativo, e vi ricordo che l'avevo già commentato nel DPCM, scusate, nelle misure regionali, eccolo qua. La Campania aveva messo una dissenting opinion sui requisiti approvati sulla ristorazione. Quindi sembrerebbe, dalle dichiarazioni che ho visto, che non si sia il presidente non abbia firmato l'accordo in conferenza Stato-Regioni. Quindi, se così è, sarebbe valida questa attendibile questa dichiarazione. Fra l'altro, della Campania al momento l'unica ordinanza che trovo è una nuova zona rossa, quindi il comune di Letino o Letino è in zona rossa ancora per altri giorni, quindi non sembrerebbe aver recepito. La regione Emilia-Romagna invece sembra aver recepito una serie di protocolli, vedete, protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto del commercio al dettaglio, quindi propri protocolli personalizzati. Li vediamo molto velocemente perché sono lunghi. Commercio al dettaglio, commercio sulle Repubbliche. Fra l'altro, ecco, mi veniva chiesto anche l'itinerante, quindi il 13 maggio, quindi prima di quello in conferenza unificata. Ora, qui ricordiamoci che il presidente della conferenza regioni, non conferenza unificata, della conferenza delle regioni è il presidente dell'Emilia-Romagna. Quindi il 13 maggio l'Emilia-Romagna approva, poi in conferenza c'è un altro testo. Quindi c'è da capire se questa approvazione è un via libera oppure no. E ci sono diversi protocolli, attività ricettive, ristorazione, strutture alberghiere. Vengo alla Regione Lazio, perché la Regione Lazio ha approvato successivamente, quindi siamo al 16 di maggio, vedete, un provvedimento specifico, mi sembra addirittura dopo il decreto legge, vediamo un po' se cita il decreto legge 33.
Lo sto vedendo quasi per la prima volta insieme a voi, almeno nella parte delle premesse. Ordina: a decorrere dal 18 maggio sono consentite dettaglio a repubbliche, artigiani, somministrazione, servizi alla persona, agenzie di viaggio. Quindi vedete che l'ordinanza c'è. Il tema è capire se c'è anche la valutazione sulle conseguenze epidemiologiche e poi tutta un'altra serie di attività, sport individuali e quant'altro. Quindi è abbastanza recente e contiene, ecco, come allegato, sì, l'avevo notato, le linee guida regionali. Quindi la Regione Lazio ha fatto la scelta di recepire le linee guida regionali personalizzandole. Infatti, in alcuni punti trovate, c'ho anche la versione. Ve la rappresento colorata, che dà meglio l'evidenza di quello che vi sto dicendo. Come notate, vedete, sono state personalizzate alcune parti in rosso, quindi vi pubblicherò anche questa versione. Quindi, nel Lazio direi che si può fare. Regione Lombardia, la Regione Lombardia non mi risulta che abbia al momento, prima che iniziassi la diretta, approvato un provvedimento, ma ha pubblicato sul sito questo documento che si chiama Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche. Diciamo grafico che vedete illustra le varie attività, che è simile a quello delle conferenze delle regioni, personalizzato anche esteticamente e graficamente, però manca l'ordinanza. Quindi non so se sta preparando l'ordinanza per la riapertura da lunedì, immaginerei di sì, visti i precedenti. Quindi Regione Lombardia, se adotta l'ordinanza, la documentazione tecnica è già approvata. Regione Marche, vado in ordine alfabetico, quindi mi scuso. Mi confermi Maria Teresa dell'approvazione in Lombardia? Se volete datemi pure conferma, così lo leggono tutti quanti. Allora, le Marche il 15 maggio, quindi prima del decreto legge, approva un provvedimento dove anche loro decretano di ripartire con la somministrazione, acconciatori, estetisti, solito problema. Servirà una conferma o sarà sufficiente questo? E qui c'è il contenuto delle misure che ovviamente non sono quelle della conferenza unificata, anche se vedete sono molto molto ben dettagliate, diciamo, è uno dei documenti migliori che ho trovato dal punto di vista contenutistico. Non vorrei azzardare quasi migliori di quella della conferenza delle regioni, scusate, continuo a dire unificata, ma è della conferenza delle regioni. Ok, quindi Regione Marche a questo, Regione Piemonte. La Regione Piemonte mi risulta che non abbia fatto un'ordinanza, ma abbia fatto un comunicato stampa. Dal 18 maggio negozi, parrucchieri, centri estetici, tutte le attività ricettive e servizi per gli animali. Dal 20 maggio i mercati, dal 23 e il 25 maggio anche ristoranti e bar. Quindi sembrerebbe che ci sia un'ordinanza in ponte, non so se è stata approvata. Io il provvedimento, ultimo provvedimento che avevo trovato è la delibera del 30 aprile, ma non ci interessa in questa sede. Puglia. Allora, veniamo alla Regione Puglia. La Regione Puglia ha adottato tre ordinanze, se non ne ha adottate nel frattempo qualche un'altra. Allora, la prima ordinanza è la 226, centri estetici di bellezza e saloni. Vediamo la data. La data è il 7 maggio, quindi un millennio fa. C'è da capire anche qui appunto se è sufficiente o debba essere reiterata. Con l'ordinanza numero 234 invece tatuaggi e piercing e con l'ordinanza numero 235 alimentari e non alimentari nei mercati, quindi la riapertura dei mercati, per i quali diciamo è uno dei componenti, uno degli allegati, ma trattandosi di commercio non presuppone l'adozione di un'ordinanza. La Sardegna era già intervenuta molto tempo prima con un'ordinanza che poi è stata aggiornata il 13 di maggio e che contiene appunto la riapertura di numerose
attività, tra cui acconciatori ed estetisti, parrucchieri e centri estetici. La Toscana al momento non mi risulta. Andiamo all'estremo nord, nord-ovest, nord-est e nord-ovest. Partiamo dalla Valle d'Aosta, la quale ha adottato l'ordinanza, poi vediamo il titolo, vedete ristorazione, bar, asporto e consegna a domicilio, e che contiene appunto gli elementi. Non ce la faccio ovviamente a leggerla ora, ma sicuramente riguarda la riapertura. Ultimo, Veneto, ultimo ma non ultimo, in modo molto simile ai gemelli della Lombardia, hanno adottato delle linee guida grafiche. Vedete, non mi risulta ancora l'ordinanza, ma potrebbe sicuramente esserci. Allora, vediamo un po' i punti fondamentali che rimangono scoperti per poi, diciamo, lasciarsi. Nel frattempo mi arriva l'informazione. Regione Toscana, firmata l'ordinanza. Da domani 18 maggio riapre tutto. Il testo è la numero 57. Bar, ristoranti, negozi, centri commerciali. Il presidente della regione aveva detto che avrebbe aspettato il DPCM, quindi il DPCM c'è stato e adesso questa mi risulta la prima ordinanza post DPCM, quindi dal 18 negozi e altri servizi, dal 25 palestre, piscine e centri sportivi, quindi non si è esercitato il potere di riapertura anticipata al momento, e dal 15 giugno cinema e teatri e altre attività. Quindi è in linea con le disposizioni del DPCM. Quindi questa sembra, diciamo, l'orientamento che dovrebbe riguardare le regioni che ancora non hanno proceduto. In Sicilia non ho novità. Allora, ultime considerazioni, poi veramente ci lasciamo. Allora, cosa troverete appena c'è un minimo di tranquillità? Quando andrete su la banca dati dei codici Ateco, troverete una situazione di questo genere, con per ogni regione il riferimento all'indirizzo internet dove andare a scaricare il provvedimento relativamente al codice Ateco e all'attività, perché abbiamo visto ancora sono differenziate nel tempo le relative attività. Quindi analizzeremo anche la macchia di leopardo per ogni codice Ateco, almeno fino a giugno, se non ci sono aggravamenti, peggioramenti. Quindi questo consideratelo, ecco, datemi un paio di giorni per poter aggiornarlo alla luce delle ordinanze che stanno uscendo in questo momento. Inoltre, per chi volesse, tutto il materiale che sto commentando lo trovate in questa sezione specifica del sito, che adesso vi metto, norme, approfondimenti e quesiti. Allora, come è strutturato? Ci sono delle voci per regione, quindi per ogni regione trovate i relativi provvedimenti ed eventuali commenti e risposte ai quesiti. In più c'è una sezione con le linee guida nazionali, quindi le linee guida UNI, le linee guida della Commissione europea, le linee guida sul, vi dicevo, gli odontoiatri, le linee guida dei centri estivi che poi sono diventate un allegato del DPCM, le linee guida INAIL, poi ci metterò il DPCM, quelle dell'Istituto Superiore della Sanità, eccetera, eccetera. E per le varie regioni, appunto, la relativa disciplina una volta che è stata approvata. Guardiamo un po', se non ricordo male, l'Abruzzo, ecco, avevo l'ordinanza che ho citato, è contenuta qui. Quindi io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo sicuramente a breve per i prossimi aggiornamenti. Ciao a tutti quanti.